Con nota 40055 del 12 dicembre 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024-2025. Le domande di iscrizione all'anno scolastico 2024-2025 possono essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024. Le iscrizioni sono effettuate online sulla piattaforma unica per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale. La modalità resta cartacea per le scuole dell'infanzia. L'accesso alla piattaforma unica è consentito utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o EIDAS. Non rientrano nell'ambito di applicazione della nota le iscrizioni che si effettuano d'ufficio, ovvero quelle relative agli alunni studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado, e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell'istruzione tecnica. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione online. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno scolastico entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è operata attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni online all'interno della piattaforma unica, accessibile ai genitori dal 31 maggio al 1 luglio 2024. La nota richiama la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale, il cui decreto ministeriale numero 240 del 7 dicembre 2023 è in corso di registrazione. Le scuole interessate potranno candidarsi entro il 30 dicembre. Per ciascuna scuola, l'attivazione delle classi prime a partire dall'anno scolastico 2024-2025 è subordinata all'approvazione del progetto sperimentale presentato. Per quanto riguarda il liceo del Made in Italy, il Ministero si riserva di dare ulteriori specifiche indicazioni per l'attivazione delle classi prime, già a partire dall'anno scolastico 2024-2025, qualora l'approvazione definitiva sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni.